Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi De Magistris, e il sindaco di Portici, Nicola Marrone, hanno visitato stamattina il secolare parco del Bosco Inferiore di Portici per verificare la fine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza e insieme ne hanno annunciato la riapertura pubblica per il prossimo giovedì. I due terzi degli 11.000 metri quadri del Bosco Inferiore tornerà finalmente alla fruizione pubblica lungo il percorso Coast to Coast che va dall'ingresso di Corso Umberto I a quello di Via Marittima. Termina quindi il lungo periodo di chiusura del bosco, durante il quale è stato completato il restauro delle antiche peschiere borboniche, del laghetto che tornerà ad ospitare anatre e cigni, che potranno di nuovo abbeverarsi alle vecchie fontane ripristinate. In tale ottica, la società partecipata Armenia rafforzerà fino al 30 settembre prossimo la guardiania, raddoppiando il numero dei custodi. A prolungare i termini di chiusura è stata la questione di sicurezza. Oltre 1.000 alberi visionati, 300 dei quali danneggiati e quindi rimossi a seguito del nubifragio del 16 giugno dello scorso anno. C'è voluto un lungo lavoro di messa in sicurezza con la consulenza di esperti della Facoltà di Agraria che hanno collaborato a stretto contatto con la dirigenza della città metropolitana di Napoli. Espletata anche la gara triennale per la manutenzione del verde e dai primi mesi di quest'anno sono state tagliate tutte le sterpaglie. Come già detto, la visita del sindaco metropolitano De Magistris va oltre la riapertura del bosco e con Marrone, il direttore del Dipartimento della Facoltà di Agraria, Paolo Masi, hanno discusso anche del futuro di Palazzo Reale. Dottoressa Rubinacci, si avvicina alla riapertura del bosco uno sforzo notevole fatto dalla città metropolitana di Napoli e dal suo ufficio in particolare. Sì, infatti il nubifragio del giugno 2014 ha di fatto bloccato un lavoro che già era stato avviato per poter aprire altre aiuole del bosco, perché noi avevamo aperto solo la prateria che era in sicurezza e stavamo mettendo in sicurezza altre zone del bosco. Con il nubifragio che si è abbattuto su Portici, alberi secolari anche sani sono stati praticamente diverti. Abbiamo avuto la distruzione di circa 300 alberi. Ci trovavamo in un momento della provincia l'anno scorso, a giugno non avevamo ancora il bilancio, quindi anche un intervento di emergenza sarebbe stato difficile da finanziare. Allora abbiamo fatto ricorso alla società armena, la società armena a cui noi abbiamo affidato già da diversi anni il multiservice e Bosco di Portici. Grazie all'Armena, con i macchinari che ha procurato l'Armena e quindi con le risorse che avevamo già messo un po' da parte, perché alcuni interventi l'Armena non li poteva fare per le condizioni del bosco, quindi abbiamo convertito quelle risorse finanziarie destinandole alla rimozione degli alberi diverti. Però fortunatamente a fine anno, dopo il bilancio, siamo riusciti a fare la gara per l'affidamento triennale della manutenzione e quindi con il grandissimo supporto della direzione agraria della città metropolitana, nelle persone di Giuliano Colombo e Teresa Bastia, che sono i funzionari della città metropolitana, siamo riusciti con la ditta poi ad intervenire sulla verifica della sicurezza degli alberi. Questo ha portato, con l'autorizzazione della sovrintendenza, all'abbattimento purtroppo di ulteriori 70 alberi. Oggi quello che vedete quindi è il frutto di un lavoro enorme che è stato fatto sia dall'Armena sia dalla ditta sia dagli uffici per superare tutte le difficoltà utilizzando le risorse che avevamo, quindi non abbiamo speso più di quello che era stato già preventivato. L'anno scorso avevamo aperto solo la prateria, in questa occasione, approfittando della ditta che doveva verificare la sicurezza, abbiamo inteso aprire tutto il percorso per dare alla città di Portici la possibilità di entrare sia da Corso Umberto e sia da Via Marittima. È chiaro che naturalmente, diciamo, per riaprire la struttura occorreva verificare ci fosse la totale sicurezza per i cittadini che entravano nel parco, e si è lavorato alacremente su questo e devo dare atto ai funzionari della provincia, oggi città metropolitana, che insomma, il programma di intervento chiaramente è stato rispettato e si continuerà a lavorare su questo programma. È chiaro che ogni programma di intervento richiede fondi e sappiamo anche come le province,
città metropolitane vivono anche una difficoltà oggi odierna nel reperimento di fondi, ma siamo convinti che sono state, diciamo, individuate e verranno utilizzate importanti risorse per rilanciare non solo l'apertura del bosco, ma soprattutto per ridare dignità diciamo, al sito borbonico, cioè alla Reggia di Portici, che merita ben altro destino da quello che gli hanno offerto gli anni passati e le passate gestioni, che io ho definito miopi. Perché? Perché la Reggia di Portici è uno splendore dal punto di vista urbanistico, è una testimonianza importantissima, deve essere restituita alla sua dignità e soprattutto deve diventare volano di sviluppo per il territorio. Quindi massima apertura di tutti gli spazi ovviamente annessi alla Reggia, ai cittadini e soprattutto della Reggia, che deve diventare luogo museale importante per il rilancio del turismo in questo territorio, ma non solo di Portici, del Miglio d'Oro. Sindaco, una pagina importante quest'oggi, un pezzo di storia che viene restituito non solo alla città di Portici, ma possiamo dire anche alla città di Napoli, anche perché questa parte fa parte del Miglio d'Oro, frutto di una collaborazione. Sì, è un lavoro di squadra, ci abbiamo creduto, città metropolitana, comune di Portici, qui l'università di Agraria, il polo museale, la Reggia, il bosco. Non è stato facile perché sono dovuti prendere decisioni importanti sul piano amministrativo, economico e finanziario, ma abbiamo svoltato in modo significativo. C'è la riapertura, ci sono i fondi per completare i lavori, quindi una strada tracciata, insieme possiamo fare buone cose come abbiamo dimostrato oggi. Lei diceva che era un impegno rischioso dal punto di vista anche amministrativo. Sì, perché il governo ci ha messo in una gabbia. Ha voluto la riforma della città metropolitana, ma non ci ha dato risorse, ci ha dato vincoli giuridici, amministrativi, ci ha portato al soffocamento. Io prima di venire qua stamattina abbiamo fatto una riunione per cercare di costruire il bilancio dell'anno prossimo. Nessuna città metropolitana riesce a scrivere il bilancio. Io non riesco a comprendere con quale lucidità politica e istituzionale si possa fare una delle più grandi riforme degli ultimi 40 anni, non solo non dotarle di risorse economiche, tagliare le risorse al personale e ingabbiarle dal punto di vista giuridico-amministrativo. Quindi è un qualcosa di inaccettabile. Io pure domani sto in ANCI. Insomma, ci faremo sentire, perché è un governo veramente sordo nei confronti delle comunità e devo dire soprattutto nei confronti del Mezzogiorno. Poi continua a esserci un atteggiamento discriminatorio, ma questa è una risposta e non è una lamentela, perché noi qua ci siamo arrivati con le nostre forze, l'ho detto prima. Io ormai non credo più nel sostegno dei governi centrali, credo alla forte autodeterminazione delle nostre comunità, che facendo rete, organizzandoci insieme, una grande partecipazione popolare, con quello che abbiamo cerchiamo di dare il meglio, con onestà e con coraggio e con forza. Poi quando qualcuno a Roma si accorgerà che esiste un altro sud, che non è il sud del lamento ma del fare, ma di quello vero, non di quello finto, allora forse potremmo ricontinuare a collaborare nell'interesse del paese.